dei pionieri di questo primo percorso in questo territorio, nel territorio dolomitico, in un momento storico in cui abbiamo anche le Olimpiadi all'orizzonte. Oltre una ventina di iscritti provenienti un po' da tutto il nord Italia, sono i giovani frequentanti il nuovo master dedicato alla gestione dell'ospitalità montana dell'ITS Academy Turismo Veneto, che ha preso ufficialmente il via nella sede della Camera di Commercio di Belluno. Un nuovo percorso formativo post-diploma atteso a preparare i professionisti chiamati a raccontare un domani a tutto il mondo l'incanto dolomitico. Va a preparare giovani che possono lavorare all'interno di destinazioni montane. Nello specifico qui li formiamo insieme al territorio dolomitico per strutture ricettive di tipo alberghiero ma anche extraalberghiero, per strutture di accoglienza turistica in generale, per strutture di gestione della destinazione all'interno dell'ufficio marketing, progettazione, comunicazione, ma anche all'interno di realtà che costruiscono ed erogano eventi e o viaggi legati a, per esempio, a tutto il mondo dell'incoming che si sta sviluppando in maniera importante per le destinazioni montane e dell'outdoor. Oltre alla Camera di Commercio a sostenere l'avvio della progettualità nel capoluogo, Confindustria Belluno Dolomiti e Confcommercio Belluno con il supporto tecnico di Able, la business unit di Certotica Group. Siamo davvero lieti di ospitare gratuitamente nella nostra sede storica, con una moderna aula appositamente dedicata e attrezzata, il Master di ITS Academy Turismo, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, Mario Pozza. Fa parte di una strategia della Camera di Commercio che ci vede mettere in campo supporti e risorse, tra cui anche il bando di 80.000 euro per l'assegnazione delle borse di studio per l'iscrizione degli studenti all'ITS. Parla di una grande opportunità offerta dall'ITS Academy Turismo, l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Accanto alle associazioni di categoria e le istituzioni, il nuovo master prevede una collaborazione strategica con Fondazione Cortina, Fondazione Dolomiti UNESCO e l'adesione all'Education Program Agenda 26 della Fondazione Milano Cortina 2026. Tutte hanno delle esigenze specifiche, hanno dei valori da trasmettere a questi ragazzi e saranno in aula già nei prossimi giorni.